Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fate di amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Una giornata meravigliosa quella che stiamo trascorrendo proprio nell'ascolto della parola di Dio che continua a parlarci, e con questa parola che abbiamo ascoltato, che trae dal capitolo 16 del Vangelo di Luca, ascoltiamo una delle parabole più difficili da commentare, una pagina alquanto potremmo dire complessa. Però se siamo stati attenti possiamo rileggere questa pagina e comprenderla ancora meglio. Gesù
ammaestra i suoi discepoli, svolge la sua funzione di maestro e i discepoli ascoltano e dice ai discepoli questa parabola di un amministratore dei beni di un uomo ricco che viene accusato di sperperare i suoi averi. Quest'uomo viene calunniato, accusato ingiustamente, e adesso vedremo perché ingiustamente. Quest'uomo amministra i beni del suo padrone, viene accusato di sperperare i suoi averi, avendo udito cose infauste e potremmo dire diffamanti su questo servo, dice all'amministratore, il padrone: fammi i conti, chiudi il bilancio, perché tu non puoi più amministrare. E allora l'amministratore, che si sente ferito dal padrone, perché il padrone già ha emesso la sentenza, gli ha detto: tu non puoi più amministrare, hai perso il tuo lavoro, fai le consegne. Questo amministratore si fa quattro conti per lui, non li aveva fatti prima, perché non ha niente, non ha pensato mai a questo momento e sicuramente con sé non aveva nulla, perché si domanda: e ora che io vengo tolto dall'amministrazione, che posso fare? Non ho niente. Gli viene detto che ha rubato, ma quest'uomo non ha niente. E allora dice: io non so zappare, non ho la forza, devo chiedere l'elemosina e mi vergogno, perché mi sanno una persona che amministrava questi beni, questi tesori. Pensate che una delle donne che segue Gesù si chiamava Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, un giro di circa, oggi lo equipareremmo a 7 miliardi di euro ai nostri giorni, un giro di amministrazione che farebbe impallidire anche la regina d'Inghilterra, perché la corona c'ha qualche debituccio e quindi non si potevano permettere tante spese. Erode invece aveva bei soldini. Questo amministratore è equiparato, potremmo dire, a questo amministratore di questo uomo ricco, ricchissimo. E dice: cosa devo fare? E adesso ti faccio vedere io quello che faccio. Tu mi dici che sono disonesto, e allora, visto che tu mi hai battezzato così, io faccio quello che non ho fatto mai. Quest'uomo reagisce e chiama un debitore del padrone e gli dice: tu quanto devi al mio padrone? E quello gli rispose: 100 barili d'olio. Ora non vi sto a fare le proporzioni, ma sono assai, 100 barili d'olio. E lui dice: prendi la tua ricevuta, siediti. Attenzione, sedersi significa: adesso ti faccio diventare padrone. Siediti e scrivi la metà, 50%. Chiudiamo sti conti, ti faccio lo sconto per tutto quello che ti ho fatto sempre pagare, perché sono stato fedele col mio padrone. Chiudiamo i conti, la metà. E quello si fa una bella ricevuta col 50% di sconto. Devi chiudere i conti, chiudiamoli in bellezza. Attenzione, non gli dice: 50 li darai al mio padrone e 50 me li devi dare a me. Gli dice 50 e gli altri 50 basta, facciamo conto che non li abbiamo raccolti, tutti questi olivi. Chiama un altro: tu quanto devi? E quello gli dice: 100 misure di grano, tantissime, sono dei potremmo dire dei rapporti, delle cifre potremmo dire molto molto importanti. E lui dice: bene, ti faccio il 20% di sconto, scrivi 80. Ma lui dice: 20 me li devi dare a me. Il padrone
padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. Attenzione, il padrone non loda l'amministratore perché è stato disonesto, non loda la disonestà, ma loda la scaltrezza. Questo non sta rubando me per dare agli altri, ma sta facendo uno sconto agli altri senza arricchirsi lui. Alla fine questo amministratore disonesto diventa padrone di alcuni beni che sono dematerializzati. Significa che vanterà un credito morale nei confronti dei debitori del padrone. Ecco che Gesù dice: i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce. Noi tante volte perdiamo tempo in stupidità, in cretinate, lasciatemi passare il termine, e non riusciamo ad essere scaltri. Ma attenzione, la scaltrezza potrebbe essere una virtù umana. Dove c'è un furbo e c'è anche dall'altro lato, il contrario di furbo quale sarebbe? Uno munito di sci, che uno che sta sciando, uno sci munito, si veste a sciare, no? Uno sprovveduto avanti, un po', come diciamo, con tutti franca, un po' ingenuo. E ci sono queste persone, no? Gesù ci insegna invece una virtù importante, l'onestà. Essere onesti significa continuare ad agire senza reagire, che non è facile, anzi è molto difficile, perché quando una persona ti può provocare suscita in te naturalmente delle reazioni che, se tu non sai dominare con intelligenza, vieni travolto. E allora Gesù dice: fatevi amici con la ricchezza disonesta, perché quando verrà a mancare possiate avere accoglienza da chi avete beneficato. Chi è fedele con cose di poco conto, nelle piccole cose tu vedi se una persona veramente onesta, se si comporta bene. Quando tu gli affidi il poco, e quel poco rimane sempre a disposizione di colui che te lo ha affidato, non quando tu ti inventi padrone. Perché se sei fedele nel poco, sarai fedele nel molto. Nelle piccole cose, nei gesti di squisita carità, nelle piccole quotidiane attenzioni si vedono i gesti veri d'amore. Tra un marito e una moglie, tra i genitori e i figli, non dobbiamo aspettare il compleanno. Auguri Antonella, perché oggi fa il compleanno e gli ho regalato un tappo perché è piccolina. No, se no non è quello. Qual è il motivo per cui io oggi dovrei muovere la mia vita verso te? Perché ogni giorno è speciale, perché ogni giorno è meraviglioso e perché ogni giorno è un giorno importante. Noi dobbiamo essere sempre noi stessi. Non esistono dei giorni speciali, perché tutta la nostra vita deve essere speciale. Ecco perché Gesù ci dice di essere onesti nelle piccole cose, per essere onesti anche nelle cose importanti. Ricordo un gesto che mi è successo una volta, allorquando stavo pagando il casello autostradale, e la persona con la quale mi stava dando il resto mi ha dato un po' di più del resto, e io gli ho detto: no signora, mi sta dando di più. Quella ha guardato, si è preso il giusto corrispettivo, erano 2 euro in più, poi mi ha guardato e dice: ma lei è prete? Allora non siete tutti ladri preti. Ho detto: signora, io non so con chi ha a che fare lei, ma non si può generalizzare.
anche perché io con quei 2 euro non mi sarei arricchito. E quella sicuramente non si sarebbe impoverita, ma gliel'avrebbe dovuti mettere di tasca lei, no? Ma alla fine, anche in queste piccole cose, si vede chi siamo noi. E la gente si attende a questo da noi. La gente a volte può anche provarci. E noi dobbiamo essere come loro nel crogiolo. Dobbiamo essere irreprensibili. Sine querela, sine macula. Nessuno può e deve dire nulla sui figli della luce, perché quelli che sembrano più scaltri, i figli delle tenebre, periscono tutti. E ricordo un insegnamento, tra l'altro tra qualche giorno faremo il 4° anniversario di Mamma Teresa, del Pio Transito, quando Mamma Teresa mi rimproverò e mi disse: che stai facendo? Ho detto: ma tutti fanno, si rompevano i vetri della Bosurgi, era una moda, no? Bisogna andare lì a tirare con la fionda o con le cose. Dico: ma tutti lo fanno nella fabbrica abbandonata, poi la dovevano buttare giù e quindi avrebbero distrutto, hanno distrutto poi. Sì, mi disse, ma tu non sei tutti, tu devi essere tu. Sono delle cose che alla fine, ecco, ci devono forgiare. Noi non possiamo assimilarci ai figli delle tenebre, ai figli di questo mondo, che non capiscono che la loro vita è un'opportunità di grazia seguendo Gesù. E se noi seguiamo Gesù saremo fedeli sempre. Noi dobbiamo sperare di attendere la nostra ricompensa. Ma se non siete stati fedeli nella ricchezza degli altri, se con l'altro tu sei disonesto, poi non puoi chiedere onestà dall'altro. Se tu con una persona ti comporti male e poi dici: ma non è giusto quello che fai. Faccio un esempio. Volete far capire a un ladro che è sbagliato rubare? Dovete dire: vieni a casa mia e prenditi quello che vuoi. Nel frattempo andate a casa sua e gli svuotate la casa. Quando ritornerà dirà: ma non è giusto. E lo so che non è giusto, ma dovresti capire che non è giusto neanche quello che tu fai. Allora capite quello che vuole dirci Gesù? Noi dobbiamo imparare a vivere bene in questo mondo, a brillare come astri in questo mondo che si attende da noi di essere noi stessi, uni, unici, uno. Non essere doppi. Non potete servire Dio e la ricchezza. Non potete legare il vostro cuore al Signore, alle realtà spirituali eterne e alle cose terrene, perché altrimenti saremo divisi in noi. Non sai dove andare, non sai cosa fare. Ecco perché il Signore ci vuole tutti per sé. È un Dio geloso il nostro Dio e ci invita ad essere noi quelli che sanno fare la differenza. Poco fa Dino, ho scoperto che ti chiami Diego, non Dino. Dino Diego, Diego Dino. E poco fa diceva: dobbiamo lasciare qualcosa per la casa. Ho detto: no, oggi la Caritas diocesana, ma anche la Caritas nazionale, ci invita a fare una colletta per tutti i terremotati, per quelle persone che hanno avuto quel disastro, quantomeno per gratitudine al Signore. Signore, noi ti diamo quello che potrebbe essere quantomeno il minor danno che avremmo subito noi. Facciamo come atto di giustizia. Se fosse successo a noi ci dovevamo riparare la casa, quanto avremmo speso? Allora facciamo conto che noi non spendiamo tutti quei soldi, ne diamo una decima parte, che sicuramente ci conviene senza essere terremotati. Già per atto di giustizia faremmo tanto. E dobbiamo fare questi gesti. Stamattina quando sono andato a Barcellona, mi trovavo già di mattina presto lì, sono entrato in sacrestia, ci stavamo preparando, abbiamo avuto una lunga conversazione con una persona che diceva: ma sti soldi che se raccogliono arrivano oppure non arrivano? E io ho detto: noi dobbiamo essere onesti noi, perché altrimenti ci sarà sempre l'alibi di chi dice: ma poi arrivano, e siccome non so se arrivano io non gliene metto. Tu stai
mancando al tuo dovere. Tu devi fare la tua parte, perché poi ci sarà quel giudizio a cui nessuno potrà scappare, che è quell'occhio di Dio che vede, che sa e che chiederà conto di ogni passaggio e vedrà dove c'è la mancanza. E facevo un esempio molto semplice. Ogni tanto vi arriva qualche bollettino da dover pagare? Purtroppo sì, arrivano sempre. Mai una gioia, arriva una cartolina, una volta c'eravano le cartoline. Saluti da New York, grazie, con Mare Gaetana che ci hai mandato la cartolina. Io l'ho detto ad alcuni che avevi mandato la cartolina da New York, almeno qualcuno ci pensa. Dico, una gioia, un bacio, un sorriso, un abbraccio da con Mare Gaetana che ci scriveva dagli Stati Uniti, ci è arrivata. Però a mezzo a quelle cose, a mezzo all'unica cosa bella, ci sono arrivate un bel paio di bollette e sono andato a pagarle. Allora facciamo caso che tra qualche mese o tra qualche anno mi arriva una cartella esattoriale. Io di solito mi rivolgo a Maria Claudia o a Rosalia e io dico, chi ha il piacere di seguirmi questa pratica, no? E loro dicono, ma tu le hai pagate? Aspetta, a parte quelle in prescrizione, ma io le ho pagate pure, perché il mio commercialista me le ha tolte pure dalla dichiarazione dei redditi, le tasse pagate, quindi sicuramente ce le ricevute pure lui. E ha detto, ma tu le hai pagate queste cose? Certo che le ho pagate. E allora ho fatto questo esempio. Se tu paghi quella tassa che ti è dovuta, vai alla posta, paghi il bollettino e ti scrivono pagato e ti mettono il timbro e tu conservi la ricevuta. E poi l'ufficio tributi ti dice, a noi non sono arrivate le tue tasse. Tu cosa fai? Vai lì con la ricevuta e gli dici, guardi, io non so se il direttore della posta se ne sia andato alle isole Cayman con i miei soldi e con i suoi soldi, ma io a lui glieli ho dati e questa è la ricevuta, quindi che mo puntata mia. Ecco, noi la nostra parte dobbiamo farla, quello che dipende da noi, noi dobbiamo farlo nella correttezza, per quanto è possibile essere osservanti di leggi che possono essere anche inique, e noi dobbiamo anche a volte andare oltre la legge iniqua, le leggi ingiuste, e noi dobbiamo andare oltre. I cristiani, diceva l'autore della lettera a Dio Mieto, uno scritto del primo secolo della Chiesa apostolica, diceva, i cristiani non si differenziano per il vestito, non si differenziano perché hanno un linguaggio diverso, non si differenziano perché abitano in case diverse dagli altri o fanno lavori diversi dagli altri. No, rispettano persino le leggi dello Stato, ma con la loro condotta di vita superano le leggi stesse. Perché vuoi anche una legge iniqua che ti autorizzasse a compiere un crimine? Ma tu sai che la voce di Dio nel tuo cuore ti dice che devi fare altro, ma piuttosto che seguire la voce degli uomini, potrai essere portato davanti ai tribunali, potrai essere calunniato, vilipeso, ma se tu sai che Dio ti dice quello che devi fare, per onestà a te stesso e per onestà alla voce di Dio che risuona nel sacrario della tua coscienza, tu devi fare quello che Dio ti dice e non quello che conviene agli occhi degli uomini, per apparire onesti e non esserlo. Meglio essere onesti e apparire disonesti e non fare come Cesare, che è chiamato a testimoniare davanti al magistrato, disse, io non so cosa sia successo a mia moglie, ma mia moglie, anche se non è onesta, deve sembrare onesta, quindi vedi quello che devi fare. Abbiamo capito tutto. Noi dobbiamo essere onesti con noi stessi, con quello che il Signore ci dice. E voglio concludere con una esortazione che il beato apostolo Paolo, rivolgendosi al santo vescovo Timoteo, esprime: io voglio che si elevino preghiere per tutti gli uomini, innalzando mani pure dinanzi a Dio, senza collera, senza contese. Il cristiano cosa deve fare? Benedire, mai maledire, perché una parola può cambiare
l'evoluzione della storia di tutta una nazione. Io ogni volta che sento parlare di coloro che ci governano, sospendo il giudizio. Raccomando a te, figlio mio, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, tra parentesi ladri. Ma se tu glielo dici tu, ladri, disonesti, malfattori, questa parola li qualifica e rimarranno tali. Ma se tu invece preghi per loro, perché questo ti viene detto, ti raccomando, fai domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti gli uomini, per quelli che ci governano, chissà che si convertano, chissà che cambino, chissà che non dicano: non c'è bisogno di fare finta che piangiamo perché gli altri devono fare i sacrifici per la manovra che dobbiamo fare di bilancio dello Stato. Chissà che non sei tu il primo a dire: do l'esempio io. Capite come cambia la realtà? Non con la protesta, non insultandoli, non aggredendoli, ma chiedendo che il Signore faccia quello che umanamente non ci aspetteremmo da questi soggetti. Allora credere alla forza della preghiera, credere alla forza del miracolo, credere alla potenza di un Dio che può compiere meraviglie. E concludo con questa con questo pensiero. Quando Gesù si trova davanti alla tomba di Lazzaro, cosa dice? Togliete la pietra. E fin tanto che gli uomini che erano lì davanti non hanno tolto la pietra, Gesù non ha detto: Lazzaro, vieni fuori. Perché se è di Dio risuscitare i morti, è degli uomini fare il lavoro di rimuovere le pietre. Perché se loro non avessero fatto questo gesto di fiducia alla parola di Dio che gli aveva intimato: togli la pietra, fai quello che devi fare tu, il tuo fallo tu, che poi al resto ci penso io. Ecco, noi non dobbiamo deresponsabilizzarci colpevolizzando gli altri, noi dobbiamo fare il nostro. E se ognuno di noi facesse il proprio, senz'altro, indubbiamente, si realizzerebbero miracoli, inizierebbe a crearsi un circolo virtuoso nella nostra società. Ecco perché come cristiani noi dobbiamo essere veramente luce che brilla, dobbiamo essere il sale che dà sapore, dobbiamo essere il lievito che fa fermentare e rende buono il pane che poi diventa nutrimento per tutti. Altrimenti, se manca la nostra spinta, il nostro testimoniare Cristo con le nostre scelte di vita, da chi andremo? Signore, se le tue parole, che sono parole di vita eterna, non vengono vissute da noi, chi le dovrà vivere? È un compito gravoso quello che abbiamo noi. Il mondo cerca come deve fare, deve truffare l'altro. Noi dobbiamo cercare come aiutarci gli uni gli altri, amandoci, sostenendoci e facendo quel bene che se non lo facciamo noi non ci sarà un altro a farlo. Il mondo attende la testimonianza autentica dei cristiani. Ci aiuti l'intercessione di Maria Santissima, che ha scacciato la testa all'antico serpente, quel serpente che è sempre pronto a inoculare il veleno del sospetto, del dubbio, dell'invidia, della gelosia, del pensare che forse anche Dio ce l'ha con te, che le persone sono cattive, perché devi aiutare gli altri? E ci aiuti l'intercessione del glorioso Arcangelo Michele, perché vinca quegli spiriti maligni che si aggirano per la perdizione delle anime, che si aggirano per il mondo perché gli uomini si perdano, e invece possiamo essere liberati, possiamo essere veramente accompagnati nel nostro cammino ed essere vincenti in questa battaglia. Ci aiuti il Signore, che ci rialza, che ci risolleva anche quando sperimentiamo la nostra miseria, perché la sua misericordia è più grande per
perché lui è buono ed è benedetto nei secoli dei secoli.